Buonasera, buonasera e benvenuti. Nuovo appuntamento con questa trasmissione Bici Mon Amour, la quarta puntata, ovvero il ciclismo secondo Rete 8 Sport. Parleremo, tratteremo di diversi argomenti questa sera, ma soprattutto vi faremo vedere tante immagini ed anche sentire la voce di alcuni protagonisti di tre corse in particolare, due Gran Fondo e una corsa Juniores molto importante che c'è stata domenica scorsa a Sant'Egidio alla Vibrata, mentre le Gran Fondo sono quella dedicata alla memoria di Michele Scarponi a Filottrano e poi quella che si è svolta a Tollo, la Colli Teatini. Vi presento subito gli ospiti di questa sera. Buonasera, bentornato Andrea Masciarelli. Buonasera a Super tutti. tatuato, Sì, un vero? pochino. Senza bicicletta questa sera, però parleremo di un argomento molto interessante che interessa un po' tutti, dai professionisti agli amatori. Parleremo di efficienza in generale della Sì, pedalata e di tacchetti in particolare, vero? Ne parleremo principalmente tra tacchetti. pochissimo. Buonasera, benvenuto a Daniele Schiazza, direttore di questa Gran Fondo di cui parlavo prima, Colli Teatini, Tollo. Buonasera, Buonasera. buonasera. Tutto bene, poi Grazie. faremo il bilancio, il classico bilancio di fine Certamente. corsa in qualche modo. Buonasera e benvenuta ad Azzurra Dintino, Team Go Fast, doppia fatica per lei perché ha partecipato a tutte e due le Gran Fondo di cui parlavo prima e tutte e due le volte sei salita sul podio. Buonasera a Vogliamo subito tutti. ricordarlo? Sì, sono salita sul podio della Medio Fondo Michele Scarponi e ieri nella Colli Teatini, Quindi sul doppia lungo, gioia. sì. Buonasera, benvenuto a Maurizio Formichetti, bentornato direi. Ciao, buonasera a Maurizio. tutti. No, volevo dire, se Andrea è tatuato, qualcuno è di un po' di più. Vabbè, però adesso lo inquadreremo. Buonasera, buonasera Enrico Giancarli, il collega di Ciao, redazione. Buonasera buonasera Paolo, Enrico. buonasera a tutti. Tutto bene Enrico? Sì, Sì, vedo tutto con a piacere di posto. fronte a me Maurizio Maurizio, sì, Formichetti, sì. ma vi siete sfidati in qualche gara recente? No, in gara No, recente no, però no. abbiamo fatto la prima di una lunga serie di puntate di Strade d'Abruzzo a Pesco Sansonesco. E tra poco ne farete di nuove. Andremo a Campo Imperatore, non so se ce la Non fa svegliamo arrivare. No, troppo, non so però, se eh. ce la fa arrivare fino Ah, su, non sai se però ce l'ha non lo so, però addirittura. vabbè. Va bene. E poi presentatevi. Lascio la mia difesa a tutti. Presentatevi con un applauso perché sulle tribunette dello studio ci sono due team. Allora, un applauso, forza ragazzi. Allora, il team Juniores Vini Fantini Sport Tour Free Bike che ha partecipato, come ricordavo prima, alla. Qui c'è una rappresentanza ovviamente, no? Una piccola rappresentanza capeggiata per così dire da Fabrizio Orlando che è uno dei direttori sportivi di questo team. Poi ci faremo dire tutto su questa corsa ma anche sulla vostra attività. E poi anche benvenuti, buonasera, altro applauso per voi, il team amatoriale Levante. Levante, capitanato in questo caso da Danilo Sbaraglia e anche, che è un dirigente, e anche da Massimo Cascini, eccoli lì, sono seduti vicino e c'è anche qui una folta rappresentanza. No, non hai il microfono, scusami Danilo, poi quando arriverà il microfono chiaramente parlerete e direte tutto perché voi avete partecipato proprio alla Gran Fondo Colli Teatini. Enrico, cominciamo come di consueto un po' così dal panorama dei professionisti perché è in corso il Giro di Romandia, però ci sono stati appuntamenti importanti da segnalare, soprattutto per noi, in chiave abruzzese, la vittoria di Giulio Ciccone al Giro dell'Appennino e poi c'è stata l'ultima classica che ha chiuso in pratica la stagione, per così dire, almeno delle classiche, la Liegi-Bastogne-Liegi. Sì, io comincerei naturalmente con il Giro dell'Appennino perché possiamo salutare con grande piacere il successo di Giulio Ciccone. Non dico che era previsto perché comunque vincere una classica così importante come il Giro dell'Appennino non è mai facile, ma Giulio era uscito con una grandissima condizione dal Giro del Trentino, diciamo che insieme con Thibaut Pinot, con Chris Froome, con Miguel Ángel López, Giulio era davanti alla salita dell'Alpe di Pampeago, ha tenuto il ritmo di quelli che saranno i protagonisti del Giro d'Italia e quindi al Giro dell'Appennino, non so se Maurizio è d'accordo, probabilmente partiva con i favori del pronostico, però ha fatto 60 km di azione insieme ai due compagni di fuga sul passo della Bocchetta, è andato via con una disarmante facilità, quindi io credo che Giulio Ciccone si presenti al via del Giro d'Italia da Israele come
un corridore che deve senz'altro nutrire delle ambizioni importanti, ci è abituato bene 2 anni fa con la vittoria di tappa a Sestola, ma io credo che Giulio, visto sull'Alpe di Pampeago e visto al Giro del Trentino, possa anche dire la sua per arrivare magari tra i 10 nella classifica generale. Per quanto riguarda le corse che si stanno svolgendo ora, il Giro di Romandia, l'Astana insieme con la Quick Step si conferma una squadra in grandissima forma, ha vinto ieri con Fraile, ma voglio sempre sottolineare in chiave abruzzese l'ottima azione sull'ultima salita che ha fatto Dario Cataldo lanciando poi Fraile. Non è stata decisiva quell'azione perché poi lo spagnolo ha vinto battendo in volata Sonny Colbrelli, mentre oggi c'è stata la classica lunga fuga di Thomas De Gendt che ha fatto praticamente una cronometro contro il gruppo che inseguiva da solo, ha perso solo 2 minuti, è arrivato con 3 minuti di vantaggio all'arrivo. Domenica c'è stata la Liegi-Bastogliegi, l'ultima delle grandi classiche, noi tifavamo un po' per Vincenzo Nibali, ma Nibali non aveva la gamba giusta, ha trovato invece una grande gamba sulla cotte più dura Bob Jungels, che è stato spesso in maglia rosa e maglia bianca al Giro d'Italia, è andato via senza nessun problema, è arrivato da solo vincendo meritatamente. Questa è la fotografia all'istantanea, adesso volevo coinvolgere, chi vuole naturalmente può intervenire, Maurizio Formichetti, delusione sì. Da parte di Nibali? Cos'è, troppo caldo, non aveva la gamba giusta come ha ricordato prima Enrico? Ma, la Liegi, parliamo perché sì, sì, parliamo della Liegi, allora lui è uscito vittorioso da una Milano-Sanremo che io reputo grandissima azione sul poggio, però è stato fortunato perché ci sono stati un po' di tatticismi dietro per i velocisti. Poi lui ha voluto correre questo giro delle Fiandre, secondo me sponsorizzato bene, e lì praticamente ha bruciato il motore. Dal giro delle Fiandre è andato in Spagna a correre i Paesi Baschi e lì praticamente ha finito, secondo me, la prima parte di stagione. È andato alla Liegi, non andava, quando c'è stata la vera gara, lui era lì nelle retrovie. Fortuna sua che ricorrerà al Delfinato a giugno, ai primi di giugno, perché l'ho visto veramente male. E allora, questa è una prima spolverata. No, quello che voglio far capire è che molte volte oggi vanno tanto di moda i preparatori e lui si affida molto a Slongo. No? Allora Slongo parla sempre di valori perfetti, ma il corpo umano non è come una macchina. La macchina puoi dare i cavalli in più o in meno, il corpo umano è quello, se ha dei problemi fisici ne risente pure Vincenzo Nibali. Secondo me bisognerebbe tornare un pochino indietro, lasciare perdere, come dissi una sera già qua, questi famosi potenziometri e quant'altro. Una volta si usciva, si faceva un giro d'allenamento con il papà e con tanti altri professionisti, ma si guardava soltanto il chilometraggio e la media. Oggi la prima cosa che si dice: ho fatto 3.000 metri di dislivello. Ok, fatti 3.000 metri di dislivello, però bisogna capire come li fai, come li hai fatti. Io sono ancora per il ciclismo Natur, fatto quello che si faceva 20 anni fa. Lasciamo per il momento l'argomento dedicato ai professionisti, perché poi volevo chiedervi una sorta di pagellone delle classiche, ovvero dalla Sanremo alla Liegi, come sono andati non soltanto i nostri ma anche tutti gli altri protagonisti. Però volevo aprire subito la pagina dedicata alle Gran Fondo, proprio con la Gran Fondo Colli Teatini di Tollo, e qui c'è uno degli organizzatori, o meglio il direttore di corsa, Daniele Schiazza. Intanto un primo breve bilancio. Poi vedremo anche l'immagine, ci sarà anche un servizio con delle interviste realizzate da Enrico Giancarli ad alcuni protagonisti. Beh, diciamo, il bilancio è senz'altro positivo. Tengo a precisare che, tanto approfitto pure della presenza qua di Andrea, che la nostra Gran Fondo di ieri erano 2 Gran Fondi in una. Sì. Nel senso che purtroppo non si è riusciti a correre, a far partecipare alla Gran Fondo Masciarelli prevista nel mese scorso per problemi di autorizzazione, e quindi nella scelta fatta secondo me correttamente tra suo papà Ramiro e il dirigente della cantina Tollo hanno trovato questa soluzione che è venuto incontro a tutti quanti e ha risolto il problema e ha permesso a quanti erano già iscritti, ne erano tanti, alla Masciarelli comunque di non perdere l'occasione e di partecipare diciamo a 2 Gran Fondi. Ed è vero che, e su questo devo diciamo puntualizzare, lo stesso Palmiro Masciarelli ha voluto far sì di premiare quelli che erano iscritti con un pacco gara, che un doppio pacco gara che molti hanno apprezzato. A proposito di numeri, diamo qualche numero dei partecipanti, delle squadre che sono intervenute. 990 iscritti,
di cui partenti sono stati 820, di cui 770 col CIP, arrivati più di 700, e secondo me è un risultato ottimo. Tra poco vedremo anche le immagini di questa corsa. Intanto vado subito da Azzurra Dintino, Team Go Fast, che è salita sul podio. Intanto una grande soddisfazione, anche perché venivi già da una gran fondo importante, quella di Michele Scarponi, dedicata a Michele Scarponi. Io venivo dal podio della medio fondo Michele Scarponi, ho colto l'occasione nella qualità Tini per fare un po' di allenamento sul lungo in vista della Sella Italia. È stata una gara molto dura, soprattutto perché non conoscevo la salita sotto a Serra Monacesca, a Rocca Montepiano, e mi ha colto un po' impreparato. La piedi del mulino, praticamente, quando chiudo se interrompo, sì, ma sì. È una salita un po' particolare, perché pochi la conoscono, praticamente è messa a 60 km dall'arrivo e ci sono dei tratti praticamente al 18-20%, in cui un tratto anche è stata diciamo, bianca, e quindi probabilmente a chi non conosceva il percorso li ha un po' diciamo infatti. Ho capito, Azzurra, una grande gioia, no? C'è una dedica per questo doppio podio, no? Sì, io lo dedico a mio amico scomparso il 18 novembre, Mattia Lo Schiavo, che anche lui un ciclista, purtroppo se n'è andato troppo presto. Ecco, e come hai trovato complessivamente come organizzazione? Anche la durezza già l'avevi sottolineata di questa corsa, è la prima volta quindi che l'affronti? L'ho affrontata anche l'anno scorso come cicloturista, però. Però ho fatto il percorso medio, diciamo. Potevo fare solo quello, sì. Perfetto. E qui ci sono presenti anche uno dei team. Quanti erano i team? Vogliamo ricordarlo, Daniele? Sinceramente non lo so, ma però, tanti. Credo più di una cinquantina. Più di una cinquantina. Di provenienti non soltanto ovviamente dall'Abruzzo, ma da fuori, dalle regioni limitrofe. Sì, erano tantissime delle Puglie, delle Marche. Ci ha fatto piacere, state varie squadre della Campania, di Napoli. E siccome la nostra Lanfondo fa parte del circuito dei due mari, c'erano molti partecipanti della Toscana, dell'Umbria e del Lazio. Allora, tra poco arriverà il microfono proprio alla tribunetta. Allora, Enrico, visto che tu conosci benissimo questa Gran Fondo, anche Maurizio la conoscete molto bene, vogliamo parlare un po'. Intanto è stata una splendida giornata, e questo sicuramente da una parte ha aiutato, anche se dall'altra, ecco, qui c'è qualcosa che è successo, forse c'è stata una caduta generale. Dopo 20 o 25 km dalla partenza, in un tratto abbastanza ripido? È stata sulla Marruccina praticamente. È stata in discesa, ma non siamo al 2% in discesa, però siccome è arrivato un gruppo abbastanza numeroso in quel punto, c'è solo il discorso che tutti quanti vogliono stare davanti, ma davanti non c'è posto. Se c'è qualcuno che non fa un po' di manovre strane, allora praticamente crea e innesca quel famoso cadute, che cade uno, poi tutti dietro fanno strike. E sono caduti, credo, in quel punto lì diverse concorrenti. Tra poco vedremo anche l'arrivo in volata di questa corsa. Facciamo così, abbiamo un contributo da farvi sentire proprio in merito. Io volevo fare un attimo, scusa, prima sentire Andrea, che l'ha fatta la Gran Fondo, era anche la Gran Fondo Masciarelli, quindi chi meglio di Andrea ci può dire insomma su questa corsa, no Andrea? Tra l'altro io ho pedalato una ventina di chilometri proprio dietro a te, ho visto che hai una gamba come quando eri professionista, andavi su facile. La mia gara è durata soltanto 15 km a causa di una frenatura, poi avendo la ruota con il freno a disco purtroppo non c'era la ruota di scorta, diciamo, e sono rimasto appiedato un po' subito. La gara è stata molto, però vista comunque lì all'arrivo, la gara è stata molto bella, molti partecipanti, mi sembra che 4-5 anni fa un numero di partecipanti così elevato. Nel 2012 era circa 1100-1200, però c'è la cosa importante è che all'epoca c'era la possibilità di partecipare al Gran Fondo anche i cicloturisti. E quindi il numero elevato era dovuto alla partecipazione dei cicloturisti che erano ammessi soltanto nel percorso corto, però potevano farlo. E quindi quando cominciò a mancare 200-300 unità, perché giustamente adesso
prima lo potevano fare, adesso non lo possono più fare con le nuove regole, quindi sono quei numeri che vengono a mancare, però più o meno la presenza dei cicloamatori, diciamo, è rimasta quasi costante negli anni. Ecco, ha partecipato Andrea. Maurizio, tu hai partecipato a questa gara a fondo? Come no. Ospite sono partito, ma dopo 15 km sono andato via. Tu però non hai forato come Andrea. No, e ha partecipato anche Enrico Giancarli, che io poi anche sentiremo anche un contributo da io parte tua. Io non ho forato neanche io. No, io confermo quanto dicevano Andrea e il direttore Schiazza, perché questa è una gran fondo molto conosciuta in ambito nazionale. La Gran Fondo di Tolle è un punto di riferimento ogni 25 aprile. Tra l'altro la feci 4 anni fa, quando mi dilettavo a correre le Gran Fondo, ora molto molto meno per impegni lavorativi, e la feci ricordandomi che era un bel percorso. È un po' cambiato rispetto a quello di qualche anno fa, ma comunque è un percorso bello, impegnativo, al tempo stesso accessibile a tutti, quindi io credo che sia una Gran Fondo molto interessante. A me è piaciuto molto la salita di Serra Monacesca. Salita di Serra Monacesca perché sono quelle salite che piacciono, ne sono convinto, anche a Maurizio Formichetti, quelle belle salite con la pendenza giusta, strade belle. L'augurio è che questa Gran Fondo, magari anche con la famiglia Masciarelli, possa diventare sempre più nel panorama abruzzese un punto di riferimento. È una corsa che, come diceva giustamente Daniele Schiazza, ha visto protagoniste anche squadre che venivano da fuori regione, soprattutto dalla Campania. In un momento difficile anche per il ciclismo amatoriale, perché spesso si vedono tante Gran Fondo che ci sono e poi dopo un anno o due anni non ci sono più, il Gran Fondo di Tolle è un punto di riferimento, credo, sempre con numeri importanti. Credo che questo, diciamo, fatto positivo, questo successo dipenda esclusivamente dal fatto che c'è il Cantinatollo. Non dobbiamo dimenticarci che il Cantinatollo negli anni passati è stato un riferimento nel ciclismo italiano nazionale. E quindi io mi rendo conto, lo vedo, lo sento quando vado nelle varie riunioni a livello nazionale, che quando parlo dico ma Cantinatollo, cioè, tutti quanti stanno lì, mi rendo conto che è rimasto il nome, e quindi sanno che praticamente anche da sud al nord, anche da altre parti, quando c'è il nome di Cantinatollo è una garanzia, quindi sanno che si possono fidare di quello che trovano, soprattutto dopo. Certo, Gran Fondo Colli Teatini, tra poco parleremo anche con uno di questi 40-50 team che ha partecipato alla Colli Teatini appunto di Tollo, però adesso sentiamo questo contributo realizzato da Enrico Giancarli, che ha sentito qualche protagonista. Un grande successo quello della prima edizione della Gran Fondo Michele Scarponi, Strade Imbrecciate, organizzata a Filottrano a un anno. Che dobbiamo rientrare in studio, perché avevo chiamato le interviste realizzate da Enrico Giancarli proprio alla Gran Fondo Colli Teatini di Tollo. Amici del ciclismo, buongiorno, bentrovati. Oggi siamo a Tollo, classica Gran Fondo sulle strade abruzzesi. Galvano Coppa con la sua telecamera ci sta inquadrando. Che bel colpo d'occhio, tantissimi partenti con noi, il direttore di corsa Daniele Schiazza, l'amico Maurizio Formichetti. Daniele, tanto diamo il numero, quanti siamo oggi? 970. Quindi quasi 1000 appassionati sulle strade di Tollo per una Gran Fondo storica. Sì, diciamo che la nostra Gran Fondo è diventata negli anni un momento particolare per il ciclismo amatoriale, se non il principale qui in Abruzzo e forse nel centro Italia, quindi questo ci riempie a noi di grossa soddisfazione. Doppio percorso? Come sempre, doppio percorso, c'è cioè il percorso lungo classico da 130 km e quello corto da 86. È arrivato intanto Palmiro Masciarelli. Ciao Lorenzo, vieni con noi. No, non parla dopo la corsa, come gli atleti. Maurizio, Nippo Vini Fantini per questa Gran Fondo bella, no? Sì, è una Gran Fondo bella, è l'unica vera gara per amatori qui in Abruzzo.
È stata una gara che ha sempre visto la partenza un migliaio di persone, organizzata con passione, cuore e diretta dall'amico Daniele Schiazza con professionalità. Che percorsi sono, Maurizio? Ti piacciono? Ma i percorsi sono collinari, classici qua della zona. Sì, sono belli. Daniele sul lungo ha trovato delle salite particolari come quelle di Roccamontepiano e Fara. Una gara che si farà sicuramente valere con un vincitore degno. Maurizio, buona pedalata anche a te. Con Daniele Schiazza ci vediamo dopo la corsa. Galvano Coppa è pronto a salire in moto per raccontarci le fasi salienti. Ci vediamo dopo con i vincitori. Ciao, buona corsa. Davide D'Angelo, complimenti dopo la Gran Fondo di Michele Scarponi, il bis a distanza di qualche giorno a una prestigiosa gara come quella di Tollo e Masciarelli. Sì, sto godendo di un'ottima forma, sto iniziando a pedalare, questa è la mia seconda vittoria, una bellissima gara a cui tenevo partecipare e vincere, quella di oggi. Ho provato a 10 km dall'arrivo, avevo delle buone sensazioni e è andata bene. Dietro ho avuto un ottimo Manuel Fedele che ha saputo controllare e gestire la situazione e è andata bene a me. Volevo dedicare questa vittoria a mio padre che non sta godendo di un buon periodo e a tutta la mia squadra, il team GoFast, sponsor naturalmente. Tra l'altro eravate un gruppetto di 8 con tanti ex professionisti, c'era anche Morris San Massimo, Manuel Fedele, tuo compagno di squadra, a livello molto alto. Sì, anche Massimo Iannetti, ci siamo rivisti, c'è stato un sorriso automatico. È bello rivederci qui, comunque sia, continuare a coltivare quella passione che abbiamo nel cuore. Ti lasciamo le premiazioni. Grazie, a voi. Antonello, peccato che è andato via D'Angelo, con Fedele la squadra era molto forte, però comunque un bel secondo posto. Sì, è un bel secondo posto, anche se un po' rammaricato, purtroppo hanno fatto buon gioco, visto che erano forti di due persone, vengono da un buon momento. Per me oggi è la primavera Gran Fondo di quest'anno, ho avuto un infortunio e niente, sono rimasto solo qui, quindi ho dovuto intuzzare vari attacchi, soprattutto di Nardecchia che ci ha provato un sacco di volte, poi degli Fantini e poi ci ha provato D'Angelo, ho rintuzzato 3 volte, però poi c'è stato un gioco tecnico, non potevo mica andarci sempre io e mi sono fermato. Il momento che mi sono fermato è andato via, dai. Purtroppo il ciclismo è questo, vanno molto forte, la condizione cresce anche per me, faremo bene, dai. Grazie. Bene, Antonello Tirabassi è qui questa sera perché insomma, è il suo secondo posto e c'è questo team Levante. Il microfono può arrivare direttamente a lui? Poi sentiremo anche i dirigenti. Ah, sentiamoli subito, sentiamo subito Danilo Sbaraglia. Intanto, buonasera a tutti. Insomma, è stato già detto ampiamente il percorso, la Gran Fondo è una corsa di prestigio. Voi come l'avete trovata? Cosa aggiungere? Noi siamo sempre, per noi è come un mondiale la Gran Fondo di Tollo, no? sono onesto, è sempre una corsa che ci teniamo sempre a fare molto bene. Quest'anno, l'anno scorso l'abbiamo vinta la Medio Fondo, quest'anno pensavamo di poter fare bene sia la lunga che la corta, effettivamente poi è andata così perché comunque abbiamo raccolto 2 ottimi secondi posti con Alfonso D'Enrico alla Medio Fondo e con Antonello alla Gran Fondo, quindi cioè noi come società non possiamo essere soddisfatti di questi ragazzi, perché poi comunque sì, vincere è importante, però comunque è importante anche farsi valere, comportarsi bene, insomma, noi siamo soddisfatti dei nostri ragazzi in generale. Poi questa sera c'è una rappresentanza di 7 maschietti e una donna. Sì, sì, sì. Quanti ne siete? Quanti sono in team? Noi come società siamo circa una quarantina di tesserati e chi poi fa l'attività agonistica siamo 15-16 persone, sono 15-16 persone, poi gli altri sono cicloturisti, gente che si diverte così in bicicletta. Ci abbiamo qualche donna che si diletta, va ad andare un po' in bicicletta e ci fa sempre piacere. Poi comunque volevo tornare un attimo sulla Gran Fondo di Tollo, io credo che Tollo sia una delle gran fondo più belle del centro-sud Italia. Noi abbiamo la grande passione di questi ragazzi che fanno queste cose. È un peccato solamente vedere le nostre strade ridotte in questo modo. E io non sono nessuno, però farei un appello alle istituzioni perché veramente, cioè, non è bello vedere una regione come l'Abruzzo con queste meraviglie avere le strade ridotte in queste condizioni. Questa situazione è drammatica, è veramente drammatica. Ma non,
ne ha parlato abbondantemente, sì, lo stesso Enrico, insomma, è veramente, c'è questo problema. È un problema caso, gravissimo, no? Ma che poi non è che si... Cioè non è un problema solo del ciclista, è un problema in generale, certo, del motociclista, degli automobilisti, un po' in generale. Sarebbe bello dare una svolta alla nostra regione e mi auguro che lo si faccia al più presto, insomma. Allora, siamo quasi in pausa pubblicitaria. Il microfono volevo che passasse a Massimo Cascini, anche lui un dirigente di questo team Levante. Che cosa aggiungere su questa bella, prestigiosa Gran Fondo? No, quello che c'è da dire è che è organizzata molto bene. Cioè, noi adesso andiamo parecchio in giro, siamo stati in Francia, siamo stati a Lubiana e devo dire che c'è un dispiego di mezzi, di staffette che tengono la protezione civile, che tiene costantemente chiusa la strada al traffico. E quindi molto, molto organizzati, bravi. Massimo, parlavi brevemente, parlavi della vostra attività corsa in Francia. La prossima, il prossimo appuntamento a cui parteciperete come team? Il prossimo, adesso ci sarà la Gran Fondo a Cervia. Andremo a Cervia e poi campionato, vabbè, le Gran Fondo qui intorno, un po' tutte quante. Poi andremo al campionato italiano a Legnano, il mondiale a Varese. Insomma, una, poi, bella, una, sì, bella attività, sì, sì, a cui partecipate, sì, insomma, con grande, sì, ambizione. Quello, no, modo, ma no? Quello che ci unisce a noi è la passione, la voglia di divertirci insieme. Questo, allora, noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, subito dopo riprenderemo a parlare con gli ospiti di questa sera delle Gran Fondo e poi torneremo anche a parlare del mondo dei professionisti. A tra poco. Bene, di nuovo in studio, in diretta, Bici Mon Amour, questa trasmissione che Rete 8 Sport dedica al ciclismo ogni giovedì sera. Prima di parlare con Andrea Mascherelli della pedalata, dell'efficienza della pedalata e dei tacchetti, c'era Daniele Schiazza che voleva in qualche modo inserirsi nel discorso che aveva fatto prima Cascini sull'organizzazione che è stata efficace ed efficiente. Ma io volevo ringraziarli perché vuol dire che il lavoro fatto dagli uomini della cantina Tollo è stato apprezzato, è stato compreso e questo non ci fa altro che piacere e nuova vitalità per poter fare sempre di più lo prossimo anno. Sulle strade purtroppo non scopriamo nulla. Purtroppo di nuovo. Volevo anche precisare questo, che il lavoro di organizzazione, il lavoro grande, grandissimo, è prima della Gran Fondo. Non è semplice, come diceva adesso Danilo sulle strade. Trovare delle strade che permettono di far passare i ciclisti oggi come oggi è difficilissimo. E ne abbiamo avuto l'esempio adesso purtroppo con la Masciarelli che è stata dovuta purtroppo annullare, perché effettivamente giustamente anche quelli della provincia, che sono praticamente quelli che sono responsabili delle strade, hanno i loro problemi, perché non ci dobbiamo nascondere che quello che è, e per rilasciare le autorizzazioni bisogna combattere, sempre combattere. Combattere, Maurizio lo sa perfettamente, perché su questo ci dà una grossissima mano, per cercare, lui che è un esperto su queste cose. Tra l'altro volevo sottolineare che quasi tutti i percorsi, le strade che facciamo noi con la Colli Teatini, Maurizio le ha inserite nelle varie tappe della Terreno Adriatico o del Giro d'Italia. Ci sono pochissimi percorsi che non trattano, l'unico che non c'è è la Marrucina, non è stata mai fatta nel Giro d'Italia o Terreno Adriatico, tant'è vero che sta in quelle condizioni. E quindi l'anno prossimo vediamo di metterla, così stiamo a posto e sistemiamo pure quella. Perfetto, perfetto. Non so, vuoi intervenire Maurizio oppure vado da Andrea? Sì, ma è meglio che vai da Andrea, perché sennò apro un... Apri un capitolo. No, il problema, no, il problema sai qual è? No, che sulle strade abbiamo già detto diverse volte, no? Quali sono di i problemi, cosa dovrei parlare? Le problematiche. Ma no, dici, so, delle strade, dici delle strade, dai. Sulle strade però... No, fa parlare Andrea, dai. No, su questa idea... Ma non c'è niente da dire, dico solo e semplicemente che qua stiamo parlando di una gara di 130 km che è comunque circoscritta in un raggio d'azione abbastanza ristretto e comunque... Forzatamente ristretto, non ci stava la possibilità di farlo. Ma infatti io ieri, ridendo e scherzando, ho detto che io almeno la partenza la cambierei per rendere un pochino più appetibile l'uscita da Tollo. Il Giro d'Italia inizia un anno fa per arrivare al 13 maggio.
allora devi parlare con i proprietari delle strade, devi parlare con la regione, devi parlare con le autorità preposte, devi parlare con Milano, devi parlare... Allora, tanti ingranaggi che nessuno conosce. Allora io l'invito che faccio al pubblico che ci sta seguendo è di stare un pochino più... di essere un pochino più pazienti e attenti all'organizzazione di una gara importante come il Giro d'Italia, perché è facile andare nel bar, nel negozio, per strada e dire ho sentito tante di quelle corbellerie in questi ultimi tempi su questa benedetta tre giorni, fino all'altro ieri mi ha telefonato Fabrizio dicendo ma è vero che c'è un problema, le strade non sono aggiustate e il Giro d'Italia non passa. Allora capisci che tutto questo bailam di voci e di vociferare a Milano non fa piacere ed è normale che riproporre il prossimo anno 2019 o 2020 un evento qua in Abruzzo che possa essere il Giro d'Italia più che la Tirreno Adriatico, perché la Tirreno da quello che mi risulta per i prossimi tre anni non verrà in Abruzzo, perché ci sono accordi sia in Umbria e nelle Marche che in Toscana. Diventa difficile perché tu ti spendi, dai credibilità e poi il contorno che dovrebbe essere contento di avere una tre giorni in Abruzzo come il Giro d'Italia cerca sempre di scalfire il lavoro che tu fai. Noi speriamo sempre, perché credo che anche quest'anno il Giro d'Italia forse non doveva passare. Sì, però fin quando ci sto io che ho ancora giorni. Voglia di organizzare, carissimo Paolo, i problemi non ce ne sono. E io praticamente in questi anni io non ho fatto altro che fare quello che doveva fare il ciclismo abruzzese. Il ciclismo abruzzese non ha pensato al ciclismo vero e proprio, ma ha pensato un attimo solo a se stesso. Io mi sono ritrovato ad essere organizzatore per caso, perché non dovevo assolutamente, nel mio animo, nella mia mente non c'era assolutamente l'idea di fare l'organizzatore di tappe. È nata così casualmente nel 2006 per aiutare Palmiro, poi man mano ho cercato dal 2006, il 2009, ho cercato il 2009 con il centesimo giro e poi fortunatamente per me e fortunatamente per loro a Milano si sono resi conto che io non sono sciocco e cretino. Questo significa che l'RCS sì, ha un referente valido. E continuiamo questo discorso, però non so fino a che punto si riuscirà ancora a portare avanti un discorso del genere. Discorso lunghissimo, ne parleremo magari. Ci vorrebbe una puntata unica. Vogliamo far vedere una cosa, Paolo, una piccola immagine che abbiamo scattato oggi per la tappa di Campo Imperatore? Come no? Campo Imperatore, questa è la situazione delle strade a 800 metri dall'arrivo, ci sono ancora 3 metri di neve, i gatti sono arrivati a 800 metri dall'arrivo, tra domani al massimo dopodomani tutta la strada sarà libera. Ricordiamo che il 13 maggio ci sarà l'arrivo proprio su quella Maurizio, lì sulla sinistra. Però quando è l'ultima volta che c'è arrivato il Giro d'Italia con la vittoria di Pantani più o meno era così. Non era così. Ci sono ancora 13 giorni comunque di caldo. Quest'anno di neve ne ha fatta tanta, lì ci sono 3 metri di neve all'ultimo chilometro. Stanno le turbine liberando la strada, con Maurizio lo possiamo dire, no Maurizio? Andremo martedì 1 maggio a fare la ricognizione della tappa, in modo che dalla prossima settimana faremo vedere un po' a tutti i telespettatori la salita da Santo Stefano fino a Campo Imperatore. Speriamo che vengano risolti tutti questi problemi. Andrea Masciarelli, no, abbiamo detto non hai la bicicletta, però puoi parlare sicuramente di questi tacchetti del pedale che sono la scelta è molto importante. Diciamo che oggi le due ditte più usate sono Shimano e Look, sono i pedali più usati attualmente, e hanno tutte e due le ditte hanno 3 tipi di tacchette come scelta. Perché sono importanti questi? Sono importanti perché il tacchetto, la massima spinta la diamo proprio sul pedale noi, quindi se non avessimo il tacchetto attaccato al pedale noi non avremmo una pedalata efficiente. Ci sono 3 tipi di tacchette: tacchetta con la maggiore angolazione, quindi con 9 gradi di angolazione per la Look e 6 per Shimano, che si consiglia a chi ha problemi di articolazioni o ai neofiti che iniziano ad andare in bicicletta da poco. Poi quelle intermedie che vengono date insieme alla confezione dei pedali, che hanno dai 4 gradi e mezzo di Look ai 2 della Shimano. E poi c'è il tacchetto fisso, che è nero per Look e rosso per Shimano, che hanno 0 gradi di angolazione, quindi
tiene il piede molto fermo. Quindi l'angolazione è importante, è, no? Importante, sì, se uno non ha problemi di articolazioni sicuramente può scegliere un pedale col tacchetto fisso. Fisso così, zero. L'angolazione è zero. Io mi ricordo quando correvo professionista c'era McEwen che era un velocista che spingeva 2000 watt, aveva i tacchetti rossi, quindi 9 gradi di angolazione, molto mobili. Dipende molto se hai problemi di articolazioni, se hai il bacino rotato, da tante cose. È una cosa anche molto soggettiva nei professionisti. Perché i time non li hai nominati? Perché attualmente i time sono, diciamo, siccome adesso Shimano e Luca hanno fatto i 9 gradi di angolazione, sono come i time, quindi il 99% dei ciclisti i time non usa più. Diciamo che tu sei forse l'1% ce l'hai ancora. È obsoleto, Maurizio. No, lui è tradizionale, ha detto pure prima. Diciamo che time speed play, time speed play occupano meno del 5%. Perfetto, allora io torno da quest'altra parte perché apriamo adesso un'altra pagina dedicata al ciclismo giovanile, juniores, perché ci sono questi ragazzi con anche i dirigenti che sono intervenuti, anzi sì, uno dei due dirigenti, esatto. Poi ce n'è un altro che sta a casa comodamente, Pasquale Parmigiani, che salutiamo, però c'è il figliolo, mi sembra, c'è il figlio, Francesco. È lui, esatto, quindi in qualche modo c'è la presenza di uno della famiglia. Allora Fabrizio, insomma, intanto parliamo di questa corsa Juniores di Sant'Egidio, una gara molto importante giunta all'edizione numero 13, se non ricordo male. Ma questo non lo so, comunque. Quindi vuol dire che è consolidata questo. Sì, ormai le gare, no? In Abruzzo a livello Juniores si sono consolidate, sono, diciamo, sempre quelle che si ripetono ogni anno, anche se quest'anno come numero in Abruzzo sono state effettuate l'ingresso di altre gare. Anche noi, io abitando a Cepagatti, vi invito tutti il 3 di giugno a venire ad assistere alla gara che facciamo noi come società a Cepagatti in onore del... Come si chiama la gara, Fabrizio? La corsa del dottor Carlo, in onore dedicata al dottor Santuccione. Quindi le gare in Abruzzo, bene o male, sono sempre quelle che si ripetono. La gara di Sant'Egidio è una gara che ormai si è consolidata negli anni, come è un trittico. La prima gara è stata fatta a Martignano, poi c'è stata quella di Sant'Egidio e ieri c'è stata quella di Civitella. Voi come team Vini Fantini avete partecipato a tutte e tre queste corse? Sì, abbiamo partecipato a tutte e tre, l'ultima è stata ieri con un quinto posto di Paravano. Quindi piano piano come squadra stiamo crescendo. Dopo gli impegni scolastici, i numerosi malanni. Prima vanno sempre gli impegni sempre scolastici, mi raccomando. E dopo i numerosi malanni che ci sono stati quest'anno, perché l'influenza quest'anno è stata una tragedia per noi, soprattutto, ma anche per le altre squadre. Però prima la scuola, adesso. Una curiosità: il vaccino voi lo fate? Lo consigliate ai vostri? Noi lo consigliamo, però non tutti lo fanno. Perché è una scelta, no? È una scelta loro, esatto. Noi consigliamo di fare il vaccino, anche se anche chi ha fatto il vaccino ha avuto l'influenza in modo minore, però non è che il vaccino ti tutela di non avere. È una schermatura totale, insomma. Sì, scherma in maniera. Maurizio, no, volevo fare una domanda. Come no? Rispetto a tanti anni fa, il mondo giovanile, allievi, juniores e forse anche dilettanti in Abruzzo aveva una sua valenza. Secondo te i motivi principali di questo leggero declino dipende dall'investimento che sono minori, da un problema legato ai ragazzi che non hanno più intenzione di fare fatica, dal problema strade, dal problema sicurezza? Secondo te, in una classifica, quale metteresti al primo posto? Hai elencato bene o male tutti gli aspetti di questa problematica. Per quanto riguarda la principale causa, penso che sia il problema della sicurezza. Perché come tu sai, è uno sport che si fa sulle strade, quindi i genitori hanno paura di mandare i ragazzi sulle strade, sono più indirizzati negli sport tipo pallacanestro, calcio, pallavolo, dove li porti lì sono in totale sicurezza. Dopo con le strade che abbiamo qui noi in Abruzzo è proprio un'indecenza, per non dire altro. Tieni conto che noi l'unica strada che avevamo qui in zona, la bonifica, l'hanno risolto il problema non asfaltando la strada ma mettendo il divieto di transito ai ciclisti. Perché stessa cosa è accaduta 2 anni fa per la salita che va a Passolanciano.
Sì, esatto, esatto. Poi, esatto, grazie al Giro d'Italia... Sì, dovrebbe passare il Giro... Noi abbiamo uno sponsor, come tu sai, in Friuli, ai piedi dello Zongolan, anche lei organizza la nostra presidentessa, Jenny di Comune, che saluto, organizza la tappa dello Zongolan e quella di Sappada. In pratica loro dicono che ogni anno fanno un arrivo di tappa diverso in modo che rifanno il manto stradale. Pure qua stiamo facendo la stessa cosa, che l'anno scorso il Block House, quest'anno è Capo Imperatore, poi Rigopiano, Castello. Sì, ma bisogna... Però voglio dire una cosa a tutti quanti, io due sabati fa sono andato a fare la Amstel Gold Race, ho fatto 270 km di gara, non c'era una buca, un buchetto. Nonostante avessi fatto strade di campagna, perché poi là alla fine fai anche per fare gli strapponi, non c'era una buca. E vabbè, questa, ma qua i fondi se li mangiano. Questa è la realtà. Che dobbiamo dire? Di cosa dobbiamo parlare? Fabrizio, vogliamo conoscere questi due atleti e poi il microfono. Sì, adesso anche... passa a loro, così sì, si presentano come, loro. Come no? Intanto stanno scorrendo proprio le immagini della corsa. Sì, sto vedendo. Tra parentesi, questa è una piccola rappresentanza. Sì. La nostra squadra fa parte di 9 atleti, gli altri, questi sono due abruzzesi. Ne sono extra-regionali. Extra-regionali, e lo staff è composto da... Da me, Pasquale Parmigiani, Antonio Valentini, però la forza motrice, diciamo, è Jenny di Comune, la nostra presidentessa che dal Friuli è sponsorizza questa squadra e dopo, da non trascurare, gli sponsor come Vini Fantini con Valentino, certo, Sciotti, Rocco Menna, la Nippo e tutti gli altri. Allora, insomma, presentatevi ragazzi, dite pure qualcosa sulla gara, sulla corsa, è stata dura... Il mio nome è Donato Lorenzo, diciamo la gara è stata molto dura, c'era circa 2 chilometri di salita, era molto selettiva. Ecco, vogliamo ricordare, era un circuito di quanti chilometri? Sui 10 chilometri credo, se non ricordo male. Sì, all'incirca. In totale quanti chilometri avete corso? 110. 110 chilometri. Tu hai... conto che sono partiti 170 partenti. 170 partenti, e credo che i team sfiorassero quota 30, erano 28 se non ricordo male di team. Non ricordo. Quindi molti anche da fuori regione. Quasi tutti. Ecco, tu hai partecipato in particolare, Lorenzo? Sì. Lorenzo ha partecipato anche alle altre due gare di cui prima parlava Fabrizio. Questa l'hai trovata come durezza più o meno dura delle altre? Beh, diciamo una delle più dure. Una delle più dure. Sì. Perfetto. Sei arrivato fino in fondo, sì, tranquillamente. Sì, sì, sì. Perfetto. Buonasera, io sono Chiara Nicolas. Come Lorenzo, sono juniores di primo anno e anch'io ho corso questa gara. Come ti trovi in questo team? No, questa Nicolas. Squadra mi sto trovando benissimo, anche con tutti quanti, con lo staff e anche gli altri compagni di squadra. È il salto di categoria, visto che sei un primo anno, ricordavi? Si sente? Beh, da allievi si sente abbastanza, anche perché nel periodo invernale c'è la scuola che è molto pesante. Gli allenamenti cambiano notevolmente, anche il chilometraggio più pesante. Senti, mi dici un obiettivo di questa tua prima stagione tra i juniores? Adesso sono stato male, per cui queste gare... diciamo, è ancora... la prima questa che hai corso? No, no. No. Ah. La prima è stata prima. Niente... Devo crescere ancora per fine stagione, spero in qualche buon piazzamento. Devi fare esperienza, insomma, sì, in qualche modo. Certamente. Perfetto, allora sentiamo anche il figliolo di Pasquale Parmigiani. Buonasera, buonasera a tutti. Io sono Francesco Parmigiani e questo team mi ha accolto quest'anno dopo che sono tornato dall'Australia. Lavoravo in un laboratorio di indoor cycling in cui si curava la preparazione atletica dei ciclisti, soprattutto sull'indoor, in cui diciamo ho lavorato con parecchi amatori, alcune squadre continental a livello australiano. Quindi darai dei buoni consigli a questi ragazzi. Ma sicuramente loro sono dei ragazzi validi e speriamo che facciano degli ottimi risultati quest'anno. Senti, prima Fabrizio accennava al fatto che ci sono molti ragazzi che vengono da fuori regione. Quali regioni? Limitrofe, Campania? Lazio, Campania, Puglia, sì, più o meno questa. E alcuni della provincia dell'Aquila, credo. Perfetto, allora fatemi un applauso, ragazzi. Posso dire una cosa per il ragazzo? Certo. Io ho avuto
la fortuna di fare un corso all'Università Scienze Motori di ciclismo, e lui e un altro ragazzo, giusto? Sì, sì. Hanno partecipato a questo, il primo anno sono stati in due, il secondo anno in sei, poi quest'anno per motivi miei personali questo corso non l'ho rifatto, però man mano sta crescendo. Mi hanno riproposto nel 2019, vediamo se ci riesco. Confermi? Sì, 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 sì. Messo anche il voto, non è che... Perfetto, allora torniamo alla Gran Fondo. Posso dire, allacciarmi al discorso che faceva Maurizio, anche per i ragazzi, secondo me queste squadre, loro, così come le altre squadre abruzzesi che si occupano del settore giovanile, vanno veramente... fatti un applauso, perché per come stanno lavorando, nelle condizioni stanno lavorando, giustamente Maurizio ha fatto la domanda, qual è il problema... perché adesso diciamo non esce più quel nome o il settore giovanile a questa crisi, ma credo che una risposta l'ha data lui prima sul discorso delle strade. Vi anticipo subito, l'altro ieri, il 24, la provincia dell'Aquila ha fatto un'ordinanza, ha chiuso alle strade con effetto immediato al transito dei veicoli su due ruote, motociclette e biciclette, 20 strade provinciali, 20, la Marsicana, Forcadascio, la Cascina, compreso quelle di Campo Imperatore. Allora, quando si arrivano a queste che si aggiungono a quelle di Pescara che lui ci ha dato prima sulla bonifica, la bonifica, ma ce ne sono altre, a quelle di Chieti che lo sappiamo noi, sicurezza. Sì, esatto. Dice così: con effetti immediati il divieto di transito ai veicoli su due ruote, biciclette e motociclette, quindi, sulle seguenti strade. Non le voglio elencare, sono 20. Allora, questi ragazzi, dov'è che devono andare? Appunto, quello che volevo dire. Quindi per la serie, quando non si possono risolvere per tanti motivi i problemi compreso il Campo Imperatore, diretta, si chiude. Perché... bisogna capire il Campo Imperatore da quale versante ci stanno... Però sono chiuse. Allora, il problema di fondo è questo, ma non è perché io voglio fare il professore. Allora, è normale che le province, che sono state spersonalizzate del loro potere istituzionale, però sono rimaste proprietarie delle strade, non avendo più risorse, secondo me è anche una provocazione che si sta facendo. Perché... Però perdonami Maurizio, anche quando le risorse c'erano, ho fatto questo esempio tempo fa a una conferenza stampa fatta in un ente. Se tu hai un dente cariato e non lo curi e potevi usare 50 euro per aggiustare quel dente, se tu continui a farti cagliare tutti i denti, dai 50 euro ci vogliono 15.000, 20.000 a seconda del dentista. È normale che non c'è stata una prevenzione o un pensiero esatto ad aggiustare, ma non è soltanto un problema abruzzese, è un problema lombardo, romano, laziale. Però adesso io non so come se ne uscirà fuori, non lo so. Allora, facciamo guarda così, che Maurizio, a me è proprio solo del ciclismo, perché non far passare le biciclette e motociclette su queste strade, che sono di quelle, tra l'altro, a livello ambientale, la nostra risorsa. E il turismo, dove va? Cioè, queste qui dovessero venire Allora, torniamo al famoso discorso del turismo. Allora, stasera dobbiamo parlare di ciclismo, dobbiamo parlare di altre cose. Dobbiamo parlare anche perché ci sono dei contributi da farvi vedere, ve ne faccio vedere uno subito. Che si riferisce proprio tornando alla gara di Sant'Egidio, la gara Juniores. Ci sono delle interviste appunto che volevo farvi sentire a fine gara. Sentiamo. È stata una gara molto dura, visto che c'è stata una fuga e diciamo dovevamo cucito questo gap. E in volata sapevo di essere uno dei più veloci, quindi ho sfruttato l'occasione e sono riuscito a vincere. È stata una bellissima manifestazione con 170 ragazzi arrivati da tutta Italia e quindi in primis voglio ringraziare l'organizzatore che è stato veramente all'altezza. Poi tutti coloro che hanno collaborato, iniziando dal nostro maresciallo dei Carabinieri, il grande maresciallo De Nicola, che è stato veramente d'aiuto in questa gara odierna, perché il caldo l'ha fatta da padrone e quindi i ragazzi nelle ultime fasi hanno avuto qualche problema con qualche incidente, per fortuna non rilevante. E voglio ringraziare tutti quei genitori che hanno riempito le strade, è stato veramente bello vedere tutto il percorso di 9 km pieno di camper, mi sembrava in piccolo il Giro d'Italia.
Italia, e quindi una soddisfazione per noi che abbiamo avuto questa stupenda giornata innanzitutto di sole e che ci ha portato tanta gente in questo piccolo comune della Val Vibrata, e che però ha avuto modo in questi due giorni, che poi ci sarà la nuova manifestazione mercoledì a Civitella, ha avuto modo di conoscere questo territorio. Allora, avete sentito il vincitore, Marcellusi, che aveva vinto tra l'altro anche l'anno scorso, si era aggiudicata questa gara, e poi sì, esatto, l'assessore del comune di Sant'Egidio alla Vibrata, Martin Marcellusi. Allora, noi dobbiamo salutare uno dei nostri ospiti, che per fortuna ha già parlato, Danilo Sbaraglia, che ha un impegno preso in precedenza. Intanto lo ringraziamo perché sei stato qui con noi. Vuoi lasciarci con un messaggio, un saluto a qualcuno, sì, in particolare? Io vorrei ringraziarvi per l'ospitalità, perché per noi è importante essere visibili in televisione, e poi sinceramente vorrei fare dei complimenti a Maurizio, che forse poche persone glielo fanno, ma io te l'ho fatto sempre, perché portare il ciclismo a questi livelli in Abruzzo, forse poche persone si rendono conto di quello che portiamo in Abruzzo. Purtroppo noi parliamo sempre, forse troppo, solo di calcio, e il ciclismo sembra una cosa quasi noi ci proviamo, un hobby, a parlare però anche poi di ciclismo. Quando vediamo che una Tirrena Adriatico, che è una World Tour che viene collegata in quasi tutti i paesi del mondo, e invece qua su una partita di Serie B che lo vedono forse solo nella regione, dobbiamo forse riflettere sulla importanza del ciclismo in Abruzzo a livello professionistico. Quindi il Giro d'Italia in Abruzzo viene visto in tutto il globo. E poi quest'anno in particolare tre giorni praticamente, perché tre ci giorni. Sono con la ricaduta economica che ci sarà. Quindi io, perché io, ospitare 2000 persone non è. Quindi io farei appello alle sempre alle istituzioni. Certo. Che il ciclismo è molto importante per il nostro paese. È lo sport più praticato, secondo sport più praticato in Italia, forse anche nel mondo, credo. Quindi vi saluto. Grazie di cuore a Danilo Sbaraglia del team Levante, e il presidente, però rimane qui la squadra e anche l'altro dirigente sì. Massimo Cascini. Grazie mille. Io torno da Andrea. Andrea, un applauso meritato. Andrea Masciarelli, che cosa c'è ancora da dire? Se vuoi inserirti su qualsiasi argomento puoi farlo, altrimenti torniamo a parlare di questi tacchetti. Sì, una volta scelta la tacchetta, quindi con l'angolazione giusta, ci sono delle tabelle già teoriche, si prende con un calibro dalla punta della scarpa al centro del tacchetto. La misurazione in base alla scarpa va messa questa misura, che deve corrispondere al centro del terzo metatarso. Importante, oltre a questa misura, ci sono altri due fattori. Il primo è il fattore Q. Il fattore Q ci può consigliare di mettere il tacchetto più all'interno o più all'esterno rispetto all'asse, rispetto alla guarnitura, e questo lo possiamo scegliere in base alla larghezza del bacino. Se abbiamo un bacino largo, il fattore Q lo mettiamo più esterno. Se abbiamo il bacino più stretto, mettiamo il fattore Q più interno. In questo modo riusciamo a mettere l'asse del ginocchio, dell'anca e del piede nella stessa, in un'unica linea. Andrea, tu stai spiegando perfettamente, sì, no? Sì. Queste cose, però in termini di efficienza percentuale è molto importante, che cosa perché si recupera? Quanto a parte respingiamo più wattaggio, e poi rischiamo, cioè evitiamo di avere problemi di articolazioni, perché se noi abbiamo un piede neutro e mettiamo il tacchetto tutto all'interno, lavoriamo col ginocchio male e ci infiammiamo le articolazioni, che può essere il menisco, la bandelletta, in base a come mettiamo il tacchetto. E questo naturalmente, ecco, intanto grazie a Danilo Cinquini, il nostro sì, ci regista, sono che varie... in qualche modo ci sta facendo vedere delle immagini pertinenti a quello che sta raccontando. Possiamo avere un piede Andrea. Neutro, un piede pronatore, un piede che va a supinare, quindi in base all'appoggio che abbiamo il tacchetto è regolato di conseguenza. Perfetto, quindi questo dai professionisti, sì, agli amatori, ai ragazzi, ai giovani, quindi tutti sono interessati tutti, da questo sì, discorso in qualche modo, no? Diciamo che la cosa principale quando si fa una biomeccanica, ma anche chi non la fa, è la posizione del tacchetto. Se un ciclista ha il tacchetto posizionato male, oltre a spingere male, rischia di avere qualche infortunio, di giocarsi una stagione per un atleta, oppure di stare fermo anche per un cicloturista.
Perfetto, perfetto. Poi torneremo ancora da te, magari se c'è qualche altro aspetto che vuoi sottolineare in merito a questa scelta importantissima dei tacchetti, no? Dei tacchetti legati al pedale. Io volevo andare da Azzurra Dintino, perché adesso ci saranno sicuramente degli appuntamenti a cui parteciperai, no? Sì, c'è il 6 maggio la Gran Fondo del Sale a Cervia, che hanno citato anche loro. E poi ci sono due appuntamenti con il Marche Marathon, alla quale sono iscritta, c'è la Gran Fondo dell'Aquila e tutte le Gran Fondo qui intorno. Beh, io voglio invitare Maurizio alla Gran Fondo dell'Aquila a farlo pedalare sulle strade di casa mia. 20 maggio? Siamo al Giro d'Italia, me l'ho dimenticato, è vero. No. Azzurra, da quanti anni pedali? Ti sei salvato, Maurizio. Da quanti anni pedali? Grazie. 19 anni, penso. Da 19 anni? Beh, ma sei giovanissima, pensavo che avessi meno, pensa. Grazie, un complimento. Lei veniva con me ad allenarsi. Non è il microfono, scusami, Fabrizio. Ripeti quello che hai detto. Lei veniva con me in squadra ad allenarsi con i miei ragazzi, c'era anche il fratello. Azzurra, ecco, una qualità, o più di una qualità, che ha Azzurra. È più tenace degli uomini. È più tenace degli uomini, sì. Non è che ci voglia molto a volte, sì. Perché le donne però sono molto più forti di noi. È più costante e precisa lei di molti altri. E invece una piccola pecca, qualcosa da migliorare? Ma da migliorare, ciclisticamente parlando, comunque lei è bravissima, è una ragazza seria sotto tutti gli aspetti. Quindi, conosco lei, il fratello, la famiglia. Azzurra pedala da 19 anni, chiaramente non chiedo l'età perché non si chiede ad una ragazza o signora, adesso non si sa più com'è. Da quando è nata? Qui c'ha 19 anni. Sei nata con la bicicletta. Invece andare in bicicletta, pedalava. I genitori, no, è nata per caso. Chi devi ringraziare per questo? Mio padre, la mia famiglia. La tua famiglia. Che ti segue? All'inizio non voleva, sinceramente. Poi era una delle poche donne che si vedeva. Una delle poche donne, adesso però ce ne sono tante. In questa Gran Fondo, che hai fatto, c'erano diverse. Una trentina di donne, penso. Sì, 35-36 donne nei tuoi percorsi. È un buon numero, Daniele? È un ottimo Daniele? Numero, certo. È un buon numero. Anche se su, nel nord, la percentuale è molto, molto di più, perché si vede. Adesso la prossima donne. Gran Fondo, quella a cui parlava del sale a Cervia, sicuramente. Lì saranno più di 200. A parte che il numero è diverso, perché lì credo che sia intorno ai 3.000-3.400 partecipanti. Però nel rapporto comunque. Percorso corto, lungo, ti trovi meglio in quale, Azzurra? Io ho fatto la Gran Fondo di Tolo, la Colle Teatini, in preparazione della Gran Fondo del Sale, perché il percorso medio della Gran Fondo del Sale è 115 km, quindi è una Gran Fondo nostra. Quella lunga invece quanti chilometri? È 175, credo. Quindi è una Gran Fondo vera e propria. Grazie. Allora, dobbiamo tornare da quest'altra parte, perché dobbiamo conoscere un po' tutti i ragazzi, i rappresentanti del team Levante. Era spesso sospeso Antonello prima. Perché... Allora, presentati e puoi dire qualsiasi cosa, insomma, anche riguardo alla corsa, che avete appena fatto. Buonasera, ho partecipato alla Gran Fondo di Tollo e sono rimasto purtroppo coinvolto nella caduta. In questa caduta, e quindi sì. Ti sei dovuto fermare? Sono dovuto ritirare, sì. Ah, peccato, perché era dopo pochi chilometri, no? Quanti chilometri? Sì, una ventina di chilometri. Ah, davvero un peccato, sì. Ti sentivi in forma? La gamba era quella giusta? Sì. Purtroppo sono caduti proprio davanti a me. Ti rifarai la prossima? Spero. Va bene, non dal fazzoletto. Grazie, andiamo avanti. Buonasera a tutti, sono Graziano Mammarella, anch'io ho partecipato alla Colli Teatini a Tollo e sono rimasto coinvolto anch'io nella caduta, però sono stato abbastanza fortunato, diciamo. Ah, quindi hai continuato? Sì, ho continuato e finita. Così dura, come si diceva, caldo pure, ha inciso? Sì, molto, molto, soprattutto per quelli del percorso lungo. Sì. Perfetto, andiamo avanti. Buonasera a tutti, sono Antonello di Rabassi. Sei il secondo classificato. Sono il secondo classificato. È andata benissimo, no? Beh, poteva andare meglio? Per la seconda volta, il secondo anno consecutivo, la seconda piazza. Un pochettino. Però avevi spiegato nell'intervista che insomma c'era un gioco di squadra ben preciso che magari ti ha tra virgolette un po' penalizzato. E quando ci si ritrova in queste frangenti, diciamo che un buon gioco. Quando ci sono due compagni di squadra altrettanto allora forti. Ti chiedo, la corsa che vorresti vincere? La Gran Fondo o corsa?
La Gran Fonda di Tollo allora, mi manca anche perché posso permettere di fare una domanda, sì. Tanto io l'ho visto perché stavo con loro, stavo davanti, li ho seguiti. Io ero convinto che alla salita quella di Rocca Montepiano lui andasse via. E poi si è staccato, no? Siamo rimasti all'inizio alla salita del Molino, siamo rimasti in tre. Perché c'era Nardecchia che ha fatto un forcing quasi sul finire, al tratto, dopo lo sterrato rinizia un tratto, esatto, che impenna ancora di più. Siamo rimasti in tre, poi appena che è finito il tratto duro è ripartito un'altra, sul falso piano al, esatto, 3%, è ripartito un'altra volta e se andava su troppo forte, ho esagerato un po' troppo e ho dovuto tirare un attimo la corda e li ho pagati gli ultimi 2 chilometri andando su, però sono rientrato in discesa. Grazie, andiamo avanti. Io sono Rocco Salerno, sono nel team da circa 3 anni, anch'io ho fatto la medio fondo di Tollo con una buona prestazione, non sono molto soddisfatto visto che avevo anche gareggiato domenica, ma comunque è stata una bella prova. Perfetto, andiamo avanti, così concludiamo almeno questo giro. Buonasera a tutti, sono Alessandro Vetini e ho partecipato al percorso lungo della Gran Fondo. Sì, è andata bene, diciamo. Dai. È andata bene. Come hai trovato questa corsa? Abbastanza dura. È la prima volta che partecipi? No, l'ho fatto anche altri anni. Altri anni. Il caldo, anche per te la stessa domanda, è inciso? Sì, abbastanza. Quindi, insomma, forse... Ma sul lungo è la prima volta che lo fai? Ho fatto per gli altri? Sì, per la prima volta. E come l'hai trovato? Abbastanza duro. E poi c'è un super tatuato come Andrea Masciarelli, un po' di più. Ripetiamo il nome? Giancarlo Zappacosta. Perfetto. Io ho fatto il lungo in ammiraglia insieme a Massimo. Ah, sì. Abbiamo ho dato l'acqua. Una bella gara, tutto, però peccato per le strade. L'ultimo, peccato per le strade, quindi ti unisci al coro. Sì, vabbè, tanto da mai. Vabbè, però comunque bisogna continuare a fare ciclismo, a pedalare. Sì. No, adesso no. Però queste strade qua un po'... Perfetto, allora, Dulcis in fondo, anzi no, prima un maschietto e poi c'è una donna. Allora, sono Damiano Trivarelli. Che è una brutta passione calcistica. Qual è? Più vecchio di questo più team. Vecchio? Nel possiamo senso dire che sono il primo di questa squadra. Sei uno dei fondatori. Sì. Hai sentito che ha detto, sì, una brutta passione calcistica. Perché? No. Il calcio mettiamolo da parte perché è una brutta bestia. Però mi insulti sempre. Niente, io ho fatto la medio anni fa, feci secondo, quest'anno sono arrivato un bel po' dietro, quindi non sono soddisfatto. Anche perché lui corre in casa, lui è di Tollo. Quindi praticamente lui ci tiene moltissimo. Ma l'età avanza, i figli crescono e tu in bianco, vita e i capelli diventano bianchi, questo vuol dire. Anche se perfetto, Dulcis in fondo, è proprio il caso di dirlo. Grazie. Buonasera, sono Cristina Perillo. Cristina, sì. Vicepresidente, prima quindi, sì, la squadra fondata da me, mio marito, Damiano. Sì. Lei è la moglie di Danilo, Sono la moglie di Danilo, sì. Perfetto. E io approfitterei un attimo del microfono per salutare tutti gli altri ragazzi che stanno a casa e ci stanno guardando sicuramente. Noi siamo contenti. E perché non sono potuti venire, perché molti comunque abitano all'Aquila, in provincia di Roma, però chiuse, ci stanno guardando tutti. Prima, San Severo, insomma, siamo, abbiamo dappertutto e ci stanno guardando, quindi ci tenevo tanto a salutarli. Ecco, tutti. Visto che sei una dirigente, da quanti anni questa società, magari si chiamava in maniera diversa, però sì, sta nel ciclismo? Dal 2011, è stata fondata nel 2010 e abbiamo iniziato nel 2011. Oltre a correre, organizzate anche corsi? Sì. Abbiamo organizzato anche un campionato italiano qualche anno fa, abbiamo organizzato spesso le corse. Perfetto, team Levante, fatevi un applauso di cuore. Allora, noi dobbiamo mandare prima del rush Paolo, finale. Posso precisare una cosa, sì, visto che prima parlavamo di un tollese, voglio far presente questo, che quest'anno dopo 15 anni la medio fondo l'ha vinto uno di Tollo, Valentino Di Chionno, quindi credo che sia importante che finalmente un tollese facciamo un altro applauso è riuscito a vincere a questo corridore, no? Di Tollo.
Noi però dobbiamo farvi vedere un importante contributo, perché l'ho detto all'inizio della trasmissione, c'è un'altra gran fondo importantissima, quella dedicata alla memoria di Michele Scarponi, che proprio giusto un anno fa, qualche giorno in più perché è stata fatta questa corsa qualche giorno fa, appunto è scomparso appunto Michele Scarponi. C'è la gran fondo Michele Scarponi, noi dobbiamo ringraziare sempre Christian Bom, che oltre alle immagini in questo caso ci ha messo anche la voce. Allora, sentiamo questo contributo. È un grande successo quello della prima edizione della Gran Fondo Michele Scarponi, Strade Imbrecciate, organizzata a Filottrano a un anno esatto dalla scomparsa del campione marchigiano. Sono le strade di Michele, dove Michele ha preparato tante belle imprese e dove ogni volta salutava quelli che incontrava con la sua solita simpatia. E sono stati oltre 1900 gli iscritti accorsi da ogni parte d'Italia per ricordare Michele Scarponi. Una manifestazione organizzata dal fan club Michele Scarponi e dal gruppo ciclistico Michele Scarponi Filottrano, in collaborazione con la Giulio Dori Renzo e con il Waypoint MTB di Filottrano. Tanti gli ospiti illustri giunti qui per l'occasione, tra cui Giuseppe Martinelli, Stefano Zanini, Gilberto Simoni, Raffaele Illiano, Alessandro Spezialetti, Simone Stortoni, Massimo Iannetti e Andrea Tonti. Due i percorsi tra cui scegliere, il lungo di 135 km con 2800 metri di dislivello. Tra i due sicuramente il più impegnativo, ma senza dubbio il più suggestivo ed emozionante, dal momento che saranno percorse le strade dove Michele si allenava, tra cui due tratti con strada imbrecciata. Il medio, di 90 km e 1800 metri di dislivello, è decisamente meno impegnativo, ma non meno spettacolare. Nel percorso lungo di 135 km sulle rampe dell'ascesa di Monte San Vicino, il gruppetto di testa esplode e al comando si portano Vincenzo Pisani del team Falasca Zama Greco e Fabio Cini della Cycling of Power. Al GPM transita per primo Pisani, seguito da Cini. In terza posizione passa Leonardo Presta dell'UC Petrignano. Presta viene poi ripreso mentre i due battistrada pedalano imprendibili verso Filottrano. Nel finale Pisani si scrolla di dosso Cini e va a conquistare la vittoria. Sul terzo gradino del podio invece sale Federico Scotti della Canon del Gobbi FSA. In campo femminile un testa a testa tra Loretta Giudici della Rocca Secca Bike e la filottranese Barbara Lancioni della MGK Vis Somec LGL. È la Giudici, ciclista di Fiuggi, a trovare la fondo buono, staccando nel finale la Lancioni. Terzo posto invece per Deborah Morri del team del Capitano. Nel corto di 90 km al comando si portano gli abruzzesi Davide D'Angelo e Manuel Fedele, entrambi del team Go Fast. Il tandem porta avanti inesorabilmente la propria azione fino al traguardo di Filottrano, dove i due portacolori del team Go Fast arrivano in parata mano nella mano. A tagliare per primo il traguardo è D'Angelo, corridore di penne. Alle loro spalle è Volata, che viene vinta da Federico Colone della Rocca Secca Bike. In campo femminile si impone Azzurra Dintino del team Go Fast, seguita da Lorena Zangheri della GC Melania e da Caterina Morgante della Giulio Dori Renzo Bike Club Caffè. Insomma, c'era tanto Abruzzo in questa gran fondo dedicata alla memoria di Michele Scarponi. Ringraziamo ancora Christian Bom per le immagini e anche per la voce. Abbiamo ancora qualche minuto, non so quanti di preciso, però Enrico, volevo tornare da te perché prima parlavo di una sorta di pagellone delle classiche, dalla Sanremo alla Liegi, in 30 secondi. Se ci riesci. Beh, insomma, sintetizzare tutte le classiche in 30 secondi credo che sia impossibile. A questo punto sono costretto a limitarmi a dare un voto alto alla Quick Step e all'Astana, che secondo me sono state le due squadre più in forma di questo inizio stagione.
Alle mie spalle c'è Vincenzo Nibali che ha regalato una perla importante come la Sanremo e credo che possa essere sufficiente a dare a Vincenzo un voto altissimo, perché l'obiettivo di Nibali è il Tour de France ma soprattutto il Mondiale di Innsbruck. Per il resto credo che Peter Sagan abbia messo un ulteriore mattone alla sua carriera fantastica, ovvero la Parigi-Roubaix. Non mi aspettavo Bob Jungels al Liegi-Bastogne-Liegi, mi aspettavo qualcosina di più da Alejandro Valverde, mentre credo che quest'anno si sia consacrata definitivamente la futura stella di Julian Alaphilippe, che è un corridore che secondo me potrebbe arrivare nei prossimi anni a dominare insieme con Sagan il panorama delle corse di un giorno. Spero torni Daniel Martin, che si è visto solo ieri in salita al Giro di Romandia, in chiave Giro d'Italia. Mi auguro che il nostro Giulio Ciccone possa recitare un ruolo da protagonista, un Giro d'Italia che secondo me difficilmente sfuggirà a uno tra Froome e Dumoulin. Grazie Enrico, volevo chiedere ad Andrea, la Sky, possiamo sintetizzare? Sky inizio di stagione è pessimo rispetto agli altri anni. Ma la Sky intanto ha vinto la Tirreno Adriatico, è chiaro che la Sky è una squadra costruita per i grandi giri, quindi forse è mancato un po' Chiatoschi rispetto all'anno scorso per quanto riguarda le grandi classiche, però io credo che al Giro d'Italia rivedremo il blocco delle maglie bianche in testa a tutte le tappe, così come al Tour de France. Come possiamo sintetizzare così, Andrea? Il re deposto è Valverde, queste classiche. Ma diciamo che Valverde comunque ha dato tantissimo, ha anche 40 anni, quindi... Quest'anno ha già fatto tanto, ha già deposto, vinto tanto. Non ho detto che è deposto proprio per l'età, sì, e anche per via. Però 38 anni, Valverde, che diciamo becchi, che 38 anni, cioè. No, di più di 38. 38 anni. È dell'80. Sì, 80, 39 anni, 39 anni. Sì, fa 39 anni di fare. 39 anni, sì. 39 anni. Volevo dire accendendomi a quello che diceva Enrico sul discorso di Giulio Ciccone. Secondo me Giulio, gli auguro di fare un Giro d'Italia bellissimo. Come lui adesso con la sua squadra deve decidere se punta la tappa o se punta ai primi 10, perché sono due cose diverse. Se comincia a fare la cosa e poi va a finire che non. So, perché se punta nei primi 10 si lascia perdere la tappa, perché non lo fanno andare. Se invece punta la tappa. Identiche parole che aveva già sottolineato. Quello è fondamentale, la scelta che fa in partenza. Rivolgo ai due operatori, Andrea Berardinelli e Diego Martelli. Tre minuti, in regia c'è Danilo Cinquino. Azzurra, come vogliamo concludere? Azzurra Tintino, Team GoFast, un messaggio, un ringraziamento? Il ringraziamento va sicuramente alla squadra che mi supporta, a tutti gli sponsor e ai miei compagni di squadra che nelle corse più importanti mi appoggiano e mi fanno da ciceroni, diciamo. Grazie di cuore ad Azzurra Tintino, in bocca al lupo naturalmente per il proseguo della stagione. Massimo Cascini, no, ringrazio per la Team Levante. Ringrazio per l'ospitalità e un appello a Maurizio, a Schiazza, a tutti di continuare con la passione per questo sport. Eppure anche voi dovete continuare con tanta passione. Sì. Fatemi un applauso, ragazzi. Il microfono può arrivare a Fabrizio Orlando, uno dei direttori sportivi di questo team che si chiama Vini Fantini Sport Tour Free Bike. Diciamo tutto, perché altrimenti... Ho detto tutto? Sì, sì, hai detto tutto, preciso. Perfetto. Niente, voi che cosa vi augurate, insomma, da qui? Adesso andremo a fare tutte le altre gare che ci sono in calendario. C'è un'ampia stagione da supportare, da fare. E io... ai telespettatori vi aspetto tutti quanti il 3 di giugno a Cepagatti per la nostra gara che organizziamo con tutto il paese. Venite che sicuramente sarete, vi divertirete e passerete una bella giornata di sport. Grazie a Fabrizio Orlando. Chiusura con Formichetti. Maurizio? Dico a tutti gli sportivi che di stare tranquilli perché il Giro d'Italia verrà in Abruzzo, le strade hanno iniziato ad avere un manto stradale degno, la neve verrà tolta, il primo di maggio andremo su a fare la ricognizione, la provincia di Pescara ha iniziato i lavori, Teramo li ha quasi finiti e l'Aquila li sta ultimando in questi giorni. Il 13-14 qui faremo bella figura come abbiamo fatto l'anno scorso con la tappa del Blockhouse. Ne parleremo abbondantemente. Sì. Oggi ho parlato con gli amici lì allo Zongolan, un chilometro e tre dalla vetta è ancora tutto pieno di neve, quindi anche loro... Stessa situazione. Però sono fortunati perché arrivano la settimana dopo. Ma ci vogliono sempre le turbine, i soldi da mettere.
metri per spalare. Grazie, grazie agli ospiti di questa sera, un applauso per il ciclismo e per voi. Allora, noi come di consueto ci lasciamo con un aforisma, una frase letta per noi e per voi sul ciclismo da parte di Anna Di Giorgio. Appuntamento a giovedì prossimo, a risentirci. Gli atleti, e specialmente i ciclisti, cercano sempre di mentire. Negano tutti i dolori e le sofferenze perché devono finire la gara. È uno sport di violenza su se stessi.